Gran Prix di judo in corso di svolgimento all'Aia, seconda giornata. Tra gli uomini sotto gli 81 kg, medaglia d'oro per il bulgaro Ivanov, uomo del giorno, il quale con un Vazari ed un Osakeomi finalizzato all'Ippon, batte l'olandese De Witt, che davanti al pubblico amico deve accontentarsi della medaglia d'argento. Il bulgaro vince così il suo primo titolo mondiale nel World Judo Tour in oltre 2 anni di competizioni, a fronte dell'idolo della platea che coglie tuttavia la sconfitta con estrema sportività. Bronzo per il 23enne napoletano Antonio Esposito, medaglia di bronzo agli ultimi europei, ed il tedesco Ressel. Yes, I feeling very good. I'm so happy, and not only for this. Mi sento molto bene, tanto felice. È un bel regalo per mio figlio. Ora torno a casa e mi alleno e forse andrò al Masters. Nella categoria donne sotto i 63 kg, successo per la cinese Yang, che sconfigge in finale grazie ad un Osakeomi finalizzato all'Ippon la britannica Schlesinger argento. Il titolo rappresenta per la vincitrice la prima medaglia d'oro in un Grand Prix da 3 anni a questa parte. Terzo gradino del podio per la nipponica Doi e la britannica Livesey. Categoria uomini sotto i 73 kg, qui su tutti c'è il russo Mogushkov, in finale giustiziere per Vazari del kosovaro Giacova nell'extra time. Terza piazza per il georgiano Shavdatuashvili ed il moldavo Sterpu. Tra le donne sotto i 70 kg invece a sbaragliare la concorrenza ci pensa la britannica Conway, medaglia d'oro dopo aver superato la resistenza dell'olandese Van Dijke. Medaglia di bronzo per la tedesca Butkereit e la belga Willens. Sono felice non solo di venire fuori con la medaglia d'oro, ma anche per la mia prestazione complessiva. Penso che le cose vadano nella giusta direzione. Quando gareggio penso sempre che tutto poteva andare meglio, questo è positivo. Cerco sempre di analizzare e vedere su cosa lavorare quando torno in palestra, di migliorare sempre. Per chiudere la mossa del giorno viene dal russo Denis Yarchev, che nella categoria sotto i 73 kg lancia l'olandese Sam Van 't Veldschende con un incredibile Oguruma. Bella tecnica e tempismo, davvero una chiusura in grande stile.